Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 8 settembre. Ariete, sempre in gran fermento, anche oggi non vi fermerete un attimo, siete richiestissimi e avete mille impegni a cui far fronte. Toro, ancora non in perfetta forma, dovete cercare di non farvi prendere alla sprovvista sul lavoro, questa fragilità di fondo vi rende dolcissimi in amore. Gemelli, molto attivi anche oggi, la luna può portare novità importanti, notizie che arrivano inaspettate, trattative che si sbloccano all'improvviso. Cancro, la mattinata parte con il piede giusto, avrete anche la voglia di avviare nuovi contatti per incrementare i vostri affari. Leone, ancora un po' stralunati, non riuscite a liberarvi delle preoccupazioni professionali anche se state notando qualche miglioramento in più. Vergine, siete abili ad amministrare i vostri beni, per il momento pensate esclusivamente a conservare e a consolidare quello che avete, ma presto partirete all'attacco. Bilancia, ancora una giornata che vi vede protagonisti, le vostre idee sono forse criticate, ma certo vincenti. Non temete di esprimere il vostro parere. Scorpione, avrete difficoltà ad agire con prontezza ai problemi che incontrerete, il nervosismo vi condizionerà per tutta la giornata. Sagittario, dovete superare qualche altra piccola difficoltà dovuta soprattutto alle critiche che piovono sul vostro operato. Siete troppo pignoli ultimamente. Capricorno, occorre attenzione sul lavoro perché avete una certa tendenza a lasciar correre. La precisione potrebbe venir meno, causandovi più di qualche problema. Acquario, ancora un'ottima giornata da spendere per ottenere risultati brillanti sul lavoro o negli studi, ma favorevole anche per l'amore che vi reclama a gran voce. Pesci, non avete smaltito la tensione accumulata sul lavoro negli ultimi giorni, ecco perché anche oggi avrete voglia di criticare e di polemizzare. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.